Tener conto che noi abbiamo di fronte a noi due grandi sfide, no? Una è che tipo di posizione in questo momento dobbiamo prendere nei confronti di una guerra che ancora in furia nel cuore dell'Europa. Beh, lei l'ha detto, è di quello che sta succedendo. Sto con l'Ucraina, sto con la NATO. Lei sta con l'Ucraina. Io vorrei capire che cavolo sta facendo, perché oltre a stare con l'Ucraina, bisognerebbe capire politicamente. Bisognerebbe capire il nostro governo che posizione assume rispetto al fatto che, per esempio, su quel teatro di guerra si stanno inviando dei missili, diciamo, a medio-lungo raggio, che possono penetrare nel territorio russo per più di 300 chilometri. Alcuni di questi missili sono anche nostri, ma noi non ne discutiamo, noi non abbiamo un dibattito parlamentare, non abbiamo uno scontro tra opposizione e governo su questi missili, se è giusto usarli, se non è giusto usarli. Quindi quale obiettivo noi abbiamo? Nei contenuti è vaga, ma non c'è solo questo, siccome so che netta, non ti fa... Però. Siccome so che parlare della guerra non è proprio, diciamo, la cosa che ti esalta, allora Beh, spero vorrei prendere pure un altro, vorrei prendere anche...